A Pieve Santo Stefano c'è l'archivio delle memorie individuali. Raccolgono i diari, tantissimi anziani mandano i loro scritti, speriamo più o meno, diciamo, ben fondati, e poi qualcuno viene anche premiato. Ma da tantissimi anni esiste questo archivio, interessantissimo, perché comunque sono storie vissute, no? Ma la memoria individuale ha un difetto enorme, cioè quello del punto di vista, no? Una famosissima battaglia che a scuola ha avuto un'importanza enorme, anche da parte di chi non si rendeva conto del perché fosse importante, fu combattuta in Mesopotamia nell'anno 401 a.C., Cunassa, tra due eserciti enormi, l'esercito persiano del re di Persia e quello messo insieme da suo fratello Ciro il Giovane, che voleva scalzarlo. Quindi l'amor fraterno in quel caso non funzionava per niente. Vabbè. Ciro il Giovane aveva arruolato circa 10.000 canaglie, potremmo dire, no? Mercenari greci, che erano la feccia delle città greche, un po' esagerata come definizione, però c'era un elemento di verità, insomma. Tra questa feccia c'era pure Senafonte, no? Che noi leggiamo ancora per tante ragioni. Egli ha raccontato la sua vicenda al seguito di Ciro il Giovane, la famosa Anabasi, che è un libro dal quale bisognerebbe cavare almeno un film, perché è la sceneggiatura di un film, di fatto, eh? Un libro formidabile, in cui parla di questa battaglia, che è stata per lui un'esperienza. Lui stava con i mercenari greci, non proprio arruolato, ma insomma stava con loro, era amico, era scappato da Atene dopo la dittatura dei 30, e descrive molto bene un fenomeno, che cioè i mercenari greci, su questo fronte enorme di una battaglia di masse umane sterminate, erano convinti di aver vinto. Perché nel loro settore avevano vinto. La mattina dopo hanno scoperto che avevano perso, perché non soltanto tutto il resto era andato male, ma anche Ciro era stato ammazzato, e poi finisce come sappiamo. È perfetto come racconto della memoria vera e falsa al tempo stesso, perché egli racconta effettivamente ciò che ha visto, ha ricordato e ha voluto scrivere. Però è anche consapevole del fatto che si era ingannato in pieno, e che la verità era un'altra. Direi che è un esempio da manuale del conflitto fra storia e memoria.